ci può stare, è sicuro che non è facile parlare qui, soprattutto quando si parla di progetti e idee da portare a termine, che è l'obiettivo principale. Adesso, prima di passare la parola al sindaco, in mezzo a noi ho visto, eccolo, un amico, ma soprattutto un amministratore, il sindaco di un comune a noi vicino, a cui chiederei di raggiungerci qui sul palco. Parlo di Franco Gismondi, sindaco di Calvanico, per un incoraggiamento da più consigliere. Buonasera a tutti, sicuramente questa squadra non ha bisogno di consigli, è capitanata da un grande sindaco che è l'amico di tantissimi anni di tante battaglie fatte assieme nella Valle dell'Irno, che è Vincenzo Sessa. Fategli un grande applauso, che sicuramente lo merita. Voglio solo dire, Vincenzo, come diceva poc'anzi qualche consigliere, la verità sono quelle che vanno. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di elencarli. Tutti noi vediamo la Fisciano diversa, la Fisciano più grande, la Fisciano più futuristica. Perciò non avete sicuramente problemi, ti confermeranno con un grande risultato, non c'è sicuramente storia. C'hai una squadra giovane, fresca, ma con radici profonde. Perciò io ti faccio un in bocca al lupo e sicuramente collaboreremo nei prossimi 5 anni, a fianco come abbiamo fatto in questi anni. Auguri a tutti, forza, avanti Fisciano. Grazie al sindaco di Calvanico e adesso è arrivato il momento. Dallo stacchetto che abbiamo preparato per lui, che non ci fa mai sentire perché arriva troppo presto, troppo voglia di parlare. È arrivato il momento di chiamare il capitano, il condottiero di questa squadra, il candidato sindaco di Insieme per Fisciano, Vincenzo Sessa. Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera così numerosi. Io dopo che hanno parlato tutti loro potrei anche non dire niente, perché hanno detto già tutto loro, tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, perché diceva Luca il capitano di una squadra, ma c'è la squadra, noi abbiamo il capitano e la squadra, qualcuno è solo il capitano e ci manca la squadra, qualcun altro si vergogna che la sua squadra non gli dà nemmeno la possibilità di potersi presentare. Quindi credo che per far funzionare le cose bisogna collaborare, bisogna fare squadra. Gli uomini che si autocelebrano non vanno mai da nessuna parte. Noi non ci autocelebriamo, noi diciamo, come hanno detto prima, le verità che sono sotto gli occhi di tutti, perché 5 anni fa ero da quell'altra parte, abbiamo fatto il comizio in questa piazza, ero un trentenne che aveva dei sogni, aveva tanto entusiasmo, che aveva voglia di fare per la sua comunità, e in questi 5 anni abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto tantissime cose, soprattutto siamo cresciuti in esperienza, siamo cresciuti come uomini, ci siamo formati ancora di più. E nonostante questo abbiamo dato spazio a nuove competenze, a nuove idee, perché il nostro obiettivo è programmare, progettare e realizzare, ma lo facciamo un po' di meno rispetto al 2035, come qualcuno da qualche parte ha detto, perché se ci mettiamo 20 anni per programmare, progettare e realizzare, è finito. Noi abbiamo programmato, abbiamo iniziato a realizzare, già, abbiamo realizzato un'uscita nuova qui a Via Fratelli Napoli, stiamo realizzando un altro ingresso a Lancusi, in Via Centenario, sarà completamente diversa, ci sarà un ingresso dignitoso a questa frazione, la soppressione del passaggio a livello, una viabilità alternativa. Vorrei scusarmi con gli abitanti di Via del Centenario per il disagio, ma entro 3 mesi sarà pronta la viabilità alternativa, quindi inizieranno a diminuire i problemi. Abbiamo
realizzato, progettato la realizzazione di 24 alloggi di edilizia popolare, ma non solo, perché sono in corso di realizzazione, anche l'anfiteatro e l'area verde, per riqualificare un'altra area degradata del nostro territorio. Questo ci consentirà di sopprimere finalmente le ultime baracche qualsiasi presenti sul nostro territorio, che è Villaggio Austria, e lì abbiamo in mente di realizzare una struttura coperta per poli funzionali che possa servire non solo alla Cusi, non solo a Fisciano, ma a tutta la valle del Tirno. Queste sono alcune delle cose che in 5 anni fa ci siamo detti su quel patate e stiamo mettendo in campo, perché noi parliamo con i fatti, noi non raccontiamo le storie di Walt Disney, noi raccontiamo quello che abbiamo fatto, gli atti, quello che è stato fatto è tutto pubblico, è sotto gli occhi di tutti, ma non è solo sotto gli occhi di tutti, è presente nelle varie documentazioni amministrative, perché amministrare un ente non vuol dire soltanto raccontarci storie, ma vuol dire avere la passione, la competenza e la lucidità. Lucidità che qualcuno in questo tempo sta perdendo. Noi no, perché noi in questi anni ci abbiamo messo il cuore, perché noi siamo figli di questa terra, perché in questi anni abbiamo dato tutto noi stessi a questa comunità. Certo, abbiamo potuto sbagliare tante volte, ma chi è che non sbaglia? Ma quando abbiamo sbagliato lo abbiamo ammesso, perché noi siamo persone come voi, anzi, siamo tutta una cosa con voi, perché questa amministrazione non è soltanto composta da me, da questa squadra, ma è composta da tutti voi, perché tutti voi siete stati preziosi in questi anni, perché tutti voi, le persone che in questa frazione mi hanno visto essere bambino, poi diventare ragazzo, poi sindaco, mi hanno dato dei consigli, mi sono stati vicini, non mi sono sentito solo mai, non mi sono sentito solo perché c'eravate voi, perché voi siete stati la forza in questi anni, la forza che mi ha fatto andare avanti, che ci ha fatto andare avanti in tante difficoltà che ci sono state, non solo il Covid, ma tantissime altre, tantissimi attacchi gratuiti che hanno colpito la mia persona e la mia squadra. Ma queste cose non ci fermano, perché dall'altra parte, come ho detto, c'è l'autocelebrazione del nulla. Perché se qualcuno pensa che scendendo da Roma dopo 20 anni che sta là viene qua a risolvere i problemi, non conoscendo manco più forse dove Fisciano, si sbaglia di grosso. Perché noi siamo qua, siamo presenti su questo territorio, siamo insieme a voi e continueremo ad esserlo anche il 3-4 ottobre, con un risultato ancora più importante dell'altra volta, perché sappiamo quello che abbiamo fatto, sapete quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto in condivisione con voi, insieme a voi. Quindi vi chiedo il 3 e il 4 ottobre di sostenerci, di darci una mano, di far sì che Fisciano guardi al futuro con ancora più speranza, ancora più ottimismo. Grazie a tutti per quello che farete.